Benvenuti nella prima parte della nostra recensione che riguarda l'interfaccia e le impostazioni di Apple TV di quarta generazione. Abbiamo visto nei precedenti filmati di MakeCityNet.it la conformazione fisica della nuova Apple TV, il nuovo telecomando che nella versione italiana non ha ancora la possibilità di ricerca con Siri e l'accesso alle opzioni di base della nuova periferica di Apple che vi permetterà di accedere a diversi contenuti come film, musica, sia a noleggio, sia in streaming che per l'acquisto. In questo caso abbiamo l'accesso a un filmato che abbiamo noleggiato sullo store dei film di Apple TV con tutte le opzioni per la visione. In questo caso abbiamo la ricerca che avviene attraverso il telecomando facendo scorrere su questa lista di lettere il nostro cursore e selezionare il tipo di film che stiamo cercando. In questo caso stiamo cercando James Bond e ci vengono proposte una serie di titoli che hanno James Bond al loro interno. Qui vediamo invece i film acquistati di recente, quelli noleggiati per generi e tipologia. Questi sono i film in primo piano, consigliati praticamente da Apple, e questa è la scelta attraverso una serie di definizioni tra classici, documentario, drammatico, fantascienza, horror, indipendenti, musica o per tutta la famiglia, che ci permetterà di scegliere il film da vedere nella serata. Ci sono dei film suggeriti che qui non vi mostriamo, la ricerca ve l'abbiamo già mostrata. Passiamo, saltando l'App Store che vedremo in un filmato successivo, all'opzione che ci permette di gestire le foto presenti su iCloud, sui nostri dispositivi e quelle che abbiamo condiviso su iPhone. In questo caso c'è la possibilità anche di commentare la singola foto oppure di utilizzare le foto di iCloud per una presentazione che ha diverse opzioni come riproduzione casuale, ripetizione e la scelta di un tema. Essere mostrato anche in anteprima, ma qui ovviamente non vi facciamo vedere tutte le anteprime, e la possibilità di avere transizioni di diverso tipo che vedete qui elencate rapidamente. Ma sicuramente uno dei più interessanti ambiti di uso della Apple TV è quello per la musica. Apple sta lanciando da qualche mese il suo servizio Apple Music e quindi molte di quelle opzioni che trovate sul vostro Mac o sul vostro iPhone le ritrovate di nuovo qui su Apple TV. Si tratta quindi di ascoltare brani che avete già scaricato in streaming, di accedere all'album originale e anche di scegliere gli altoparlanti su cui ascoltare la vostra musica preferita. In questo caso abbiamo l'Apple TV direttamente, un amplificatore esterno o un'altra Apple TV posta in un'altra stanza. Dal brano che avete scaricato è possibile avviare una stazione radio in streaming con brani molto simili che sono correlati al brano originale. In questo caso vedete le canzoni eseguite in precedenza dalla nostra radio virtuale e sono tutte in tema con il brano originale scaricato. Tornando al menu principale abbiamo la sezione per te che ci permette di accedere ai consigli che Apple TV, o meglio Apple, ha deliberato in base alle opzioni che abbiamo scelto sul nostro iPhone e tutti i brani che secondo Apple possono interessarci nel vasto catalogo di Apple Music. Da qui si può passare alla sezione dedicata alle novità che ovviamente può essere navigata con la scelta del genere musicale che più ci piace, qui vediamo l'elenco dei generi disponibili, oppure ritornando al pezzo proposto da Apple, si tratta del singolo in evidenza, in questo caso è il singolo Hello che è ai primi posti in classifica e possiamo mettere un mi piace, accedere all'album oppure metterlo in riproduzione nella nostra playlist preferita. La radio può essere la radio virtuale che abbiamo scelto in precedenza oppure l'accesso a radio Beats One, che è la radio ufficiale di Apple Music. Ovviamente possiamo avere accesso anche a tutti i tipi di radio streaming basate sulle preferenze o il tipo di musica che più ci piace per avere una colonna sonora sempre attiva. È possibile comunque accedere alla musica che abbiamo sul nostro iCloud ed è la musica che abbiamo presente su iTunes, sul nostro Mac o sul nostro PC e che può essere eseguita direttamente dal nostro computer
collegato in rete. Possiamo navigare nella nostra colonna sonora musicale preferita attraverso l'accesso agli album, attraverso una playlist che possiamo avviare e anche da una radio attivabile dal brano come in precedenza, ma basata su un brano che abbiamo nel nostro iCloud. Proseguendo la nostra navigazione nel menu della nuova Apple TV, andiamo alla sezione computer, che in realtà ci permette di gestire la nostra libreria di contenuti, non soltanto di musica, ma iTunes U, quindi contenuti didattici, podcast, filmati, serie TV registrate e quindi anche musica, ricercabile ovviamente per artisti, album, playlist, brani, videoclip e generi e compositori. Chiudiamo questa prima parte della nostra recensione dell'interfaccia con uno sguardo alle impostazioni di base. Come vedete, Siri non è attivo perché siamo nella versione italiana di Apple TV. Qui vediamo le opzioni del salva schermo, che ci permette di scaricare giornalmente, settimanalmente o mensilmente una serie di filmati con delle riprese aeree mozzafiato che abbiamo visto anche all'inizio di questo filmato e che sono un modo per utilizzare Apple TV anche quando è in condizioni di riposo. Se torniamo alle impostazioni, andiamo a vedere che Apple TV ha tutta una serie di opzioni per l'accessibilità, una serie di opzioni che permettono ai non vedenti di avere aiuti e ausili vocali o per gli ipovedenti di avere una opzione di zoom sull'interfaccia con grassetto, aumento di contrasto, riduzione degli effetti di movimento che permettono un'agevole fruizione anche a chi ha difficoltà di visione. C'è tutta una serie poi di opzioni sulle restrizioni che riguardano l'accesso ai vari contenuti dei film, musica e anche attraverso le ricerche esplicite di Siri. E poi tutta una serie di opzioni che riguardano audio e video, tra cui l'uscita audio che può essere diretta su Apple TV o su altre Apple TV oppure su un amplificatore AirPlay collegato a distanza. Le opzioni che riguardano tutta la generazione di effetti e suoni per la navigazione e l'uscita HDMI con le varie opzioni di risoluzione. C'è poi una fase dedicata alla calibrazione, un menu dedicato alla calibrazione che ci permette di gestire l'overscan, cioè la maggiore dimensione dello schermo rappresentato rispetto a quello inviato da Apple TV, e ci permetterà di regolare l'ampiezza dello schermo stesso, anche con la possibilità di gestire delle barre colore. La regolazione del colore, ovviamente. Nella sezione AirPlay potremo gestire come i dispositivi esterni vengono collegati ad Apple TV, se c'è la possibilità quindi di inserire una password per riprodurre in mirroring lo schermo del vostro iPhone, iPad o Mac. E poi c'è l'opzione di gestione del telecomando base con la velocità del touch, la possibilità di collegare un telecomando Bluetooth e anche quella di programmare il telecomando della vostra TV con i raggi infrarossi per poter gestire la navigazione anche con questo quando non trovate il vostro telecomando. Potete gestire direttamente il controllo volume della vostra TV e anche l'accesso al menu principale.